Grazie a tutti per diciamo, essere intervenuti. La cosa bella del calcio è che a giugno e luglio e diciamo, anche ad agosto tutti possiamo sognare e possiamo immaginare praticamente qualsiasi cosa. Poi inizia il campionato e quindi iniziano diciamo, le preoccupazioni. Io insieme con voi abbiamo fatto un percorso che è iniziato 2 anni fa. Nessuno Pochi scommettevano su di noi, ancora più pochi scommettevano forse su di me. In 2 anni abbiamo fatto 2 promozioni, ci hanno dato per morti più di una volta, perché abbiamo anche dei diciamo, concittadini, diciamo, soggetti che abitano nella stessa provincia, ma che invece di preoccuparsi diciamo, delle sorti della propria squadra, si preoccupano diciamo, delle disavventure della Casertana, però insomma, li abbiamo così, come potremmo dire, messi a posto. Adesso inizia il compito più difficile. Io mi è capitato, diciamo, nella mia così breve esperienza calcistica, di fare per un anno la famosa C1 e diciamo che è un campionato completamente diverso. Quindi dimenticatevi quello che abbiamo fatto fino adesso, entriamo in un mondo completamente diverso, con società strutturate in modo completamente diverso, con sistemi di gioco completamente diversi, un mondo professionistico, ecco. Noi in questo mondo non siamo quasi nessuno, quindi ci avviciniamo e dobbiamo farlo, come potremmo dire, in punta di piedi, perché altrimenti faremmo un'offesa alla nostra intelligenza e soprattutto alle aspettative anche diciamo, dei nostri tifosi. Quest'anno sarà un campionato particolare perché nasce dalla fusione di fatto di squadre che provengono dalla Serie B, dalla C1, dalla C2 e dalla Serie D. Quindi noi non sappiamo sinceramente che tipo di campionato ci troveremo di fronte, non sappiamo che tipo di squadre allestiranno e soprattutto è un campionato nuovissimo, non sappiamo nemmeno diciamo, che tipo di competizione ci sarà. La C1 è sempre stato un campionato molto difficile. Noi, e l'ho detto all'allenatore insieme a Clemente quando diciamo, abbiamo avviato questa trattativa, che al di là di quello che scrivono i giornali, lui è stato diciamo, una delle pochissime persone che abbiamo incontrato. Ci è piaciuto il suo profilo professionale, è uno che ha allenato sempre ad alto livello, poi l'anno scorso ha allenato la Salernitana, quindi è un motivo in più perché no, ha allenato la Salernitana, quindi conosce bene i nostri avversari, per cui praticamente l'abbiamo preso. Noi dobbiamo cercare quest'anno di stare praticamente tra le prime, l'ho detto espressamente a lui, tra le prime 8-10 squadre del campionato. Quindi fare un campionato tranquillo. Non abbiamo, ve lo chiarisco subito, perché sarebbe, diciamo, presuntuoso dirlo. Noi dobbiamo dire che siamo umili e poi praticamente dobbiamo valutare cosa siamo in grado di fare, perché altrimenti saremmo penalizzati fortemente. È importantissimo, secondo me, quindi l'allenatore. In C1 è fondamentale. Nelle categorie inferiori si può anche allestire una squadra fortissima con un allenatore mediocre e si può vincere, ma in C1 non è possibile questo. In Serie B meno, in Serie A è ancora, diciamo, meno. Noi dobbiamo, come abbiamo visto con l'allenatore, innanzitutto fare una squadra di uomini perché sicuramente un campionato di 38 partite sarà un campionato dove sarà importantissimo il fattore mentale, fisico, oltre che tecnico, ma soprattutto il fattore umano e il fattore mentale. Rimaniamo, diciamo, che nella nostra volontà di voler, diciamo, scusate un attimo, di voler allestire una squadra competitiva e certamente che non deve sfigurare, che non sfigurerà. Sarà importantissimo anche vedere quale sarà la risposta del pubblico. Noi siamo partiti dalla Serie D con pochi spettatori, abbiamo triplicato gli spettatori l'anno scorso siamo stati
insieme con il Cosenza e la SPAL, tra le prime tre società della Lega Pro 2 di seconda divisione. Siamo stati la decima società come numero di spettatori di tutta la Lega Pro. Quindi noi quest'anno dobbiamo cercare di migliorare questa classifica, perché se riusciremo a migliorare questa classifica come numero di spettatori, sicuramente miglioreremo anche la nostra classifica come posizione della squadra. E sono convinto che quest'anno, diciamo, ci sarà ancora di più entusiasmo, e lo vedo oggi, perché due anni fa c'era poca gente, l'anno scorso c'era tanta gente, oggi c'è tantissima gente, quindi questo è un buon presupposto, diciamo, per quello che stiamo facendo. Dove arriveremo non lo sappiamo, certamente dovremo comportarci come ci siamo sempre comportati, cioè da persone e da professionisti corretti. Noi l'abbiamo dimostrato quest'anno, quando eravamo già matematicamente promossi, abbiamo giocato le ultime quattro partite di campionato giocando con correttezza e giocando al meglio, con la migliore formazione possibile. Siamo stati arbitri delle retrocessioni, però praticamente abbiamo giocato con correttezza e nessuno ci potrà mai imputare praticamente nulla. Forse qualcun altro si potrebbe imputare qualcosa. E poi abbiamo Don Luigi, che diciamo è la nostra linea diretta con... Siamo l'unica squadra di calcio in Italia, che praticamente, penso in Europa, che ha come potremmo dire sponsor non un ente morale, quindi praticamente gratis, diciamo, ovviamente gratis. Quindi questo ci riempie di orgoglio, anche perché diciamo, noi dobbiamo essere comunque sempre delle persone che rappresentano un esempio di moralità, perché altrimenti non saremmo credibili. Quindi io spero che diciamo, di non dire altro e di potervi rispondere con i fatti, e spero che insieme potremo fare un lungo percorso, visto che siamo insieme da due anni, speriamo di poter continuare insieme. Vi ringrazio e passo la parola a... Buongiorno, grazie dell'accoglienza. Scusate, fa un po' caldo ogni tanto, mi è venuta la sindrome di Bonolis e sudo. Ho scelto Caserta anche per lui, perché mi dà buone sensazioni, è una persona molto determinata e vuole bene a una squadra di calcio, cioè la casertana. Per me è un progetto importante, perché vedo molto entusiasmo e colgo molta ambizione. E l'entusiasmo e l'ambizione non vanno sicuramente mai spente. Noi saremo una squadra che può fare una promessa, questa la può fare, la garantisco come promessa. Lavoreremo dove gli altri lavorano 10, noi cercheremo di lavorare 11. Cercheremo di fare un calcio che abbia un senso d'appartenenza. C'è una squadra che combatta, ma soprattutto vorremmo coinvolgere i nostri tifosi, voi, perché io sono sempre convinto che nel calcio, per raggiungere qualsiasi obiettivo, hai bisogno del popolo, hai bisogno della gente. E io sarò il rappresentante tecnico, presidente e la proprietà, ma la squadra penso nei sentimenti appartenga a voi. E la promessa che posso fare non è per spegnere i fari e guidare un po' la macchina a fari spenti, perché nel calcio è facile proclamare, faremo così. Noi faremo sicuramente una squadra che sappia combattere e che vi dia l'orgoglio di rappresentarvi in tutta Italia con la bandiera della casertana alta. Mi rendo conto, anche se ha molto consenso, è una proposta miserabile, ma andare in giro per l'Italia con la bandiera della Salernitana alta e essere orgogliosi della propria squadra, penso sia... Casertana, scusate, della Casertana. Questa è un'altra domanda... Avete ragione. Vabbè.
questa è... Capita anche a me qualche volta. Scusate l'errore. Questa è stata anche una domanda che mi è stata fatta. Sì, è vero. No, sarà un nostro avversario, ma io sono sempre stato onesto intellettualmente e ho detto, ma la Salernitana, ragazzi, io professionalmente l'ho allenata 2 volte. E non ho mai ripudiato il mio passato, perché io non ho mai sputato nel piatto dove ho mangiato. E non mi sono mai nascosto per prendere consensi. Ragazzi, ho allenato la Salernitana nel 2004 e l'anno scorso, e l'ho fatto con grandissima professionalità. Ed è quello che voglio fare a Caserta, perché Caserta, secondo me, ha un progetto ambizioso con una persona ambiziosa. E quindi ritorno a dire una cosa: è facile l'inizio del campionato? Sì, una verità la dice, non sappiamo che campionato sarà, quale sarà la dimensione tecnica. Ci sono squadre che hanno vinto il campionato di Lega Pro, ci sono squadre che vengono dalla C2, ci sono squadre che in C1 hanno fatto un campionato d'attesa, altre che l'hanno vinto. E senza nasconderci, se si va a Messina vogliono vincere, se si va a Reggio Calabria vogliono vincere. Sì, ma sono società ambiziose. Noi cercheremo, e lo risottolineo, di avere una squadra che vi possa rappresentare in giro su campi prestigiosi, perché quest'anno campi prestigiosi ci saranno, con molto orgoglio. E la bandiera della Casertana sempre in alto. Quello vinceremo, perderemo, questo non lo so. Ma lavoreremo duro per regalarvi grandi soddisfazioni. Primo, secondo, terzo, quarto posto, io non so, certo, io ambisco a vincere. Io vengo a Caserta, io ciuccio l'entusiasmo della casertana, perché al di là delle categorie, Caserta è una squadra che ha vinto già 2 campionati. Io vorrei cavalcare l'onda, prima con degli uomini, secondo con dei bravi giocatori. Grazie. Passiamo la parola al padrone di casa, perché è il proprietario dello stadio, quindi praticamente... Allora, io nel 92-93, io nel 92-93, quando iniziare a fare politica, la casertana era in C. Oggi da sindaco ho la fortuna di vivere un momento bellissimo, che non solo quello delle 2 promozioni, ma di nuovo una stagione ai vertici massimi del campionato, dello sport italiano. E quindi chiaramente con Massimo abbiamo fatto e faremo il possibile. Quindi sullo stadio dovete stare tranquilli, grazie alla determinazione nostra, ma soprattutto grazie a Giovanni, a Nicola Pannone, che oramai è diventato un tecnico. Facciamo un applauso a Nicola, perché è un direttore dei lavori, insieme all'assessore, ripeto, Massimo Palmiero, che ci spronano a fare bene. Dicevo, noi sentiamo forte l'obbligo di accontentare la società, perché la società sportiva Casertana Calcio è l'orgoglio della città ed è innegabile. Io non ho problemi a dirle, è una realtà sana, positiva, molto positiva rispetto a tantissime altre realtà sportive e non sportive. Per cui saremo a fianco alla società, faremo tutti gli sforzi necessari e ne faremo ancora di più, nonostante, purtroppo, perché voi lo sapete, le denunce che ci hanno fatto e ci faranno. Perché noi siamo sereni, a posto con la coscienza, però come ha detto Giovanni c'è tantissima gente anche in politica, purtroppo, che a questa società non vuole bene, o forse non vuole bene a questo sindaco e se la prende con la società, cosa che non è giusta. Approfitto però per ringraziare Giovanni, per ringraziarlo a nome della città degli sforzi che fa lui e gli altri soci, ovviamente di Vica e quant'altro. E approfitto anche però da sindaco per sfidare la città, perché la città deve venire allo stadio, non solo, ma si devono fare gli abbonamenti, tantissimi imprenditori che ci sono e si conservano i soldi e non investono nello sport, perché questa è una cosa molto importante. Questa è una cosa vergognosa, perché gli imprenditori di Caserta hanno il dovere di investire in una società che porta fuori il nome di Caserta
a livello nazionale, hanno fatto tante, troppe case, noi non gliele faremo fare più, però hanno guadagnato tanto e oggi possono investire un minimo dei loro guadagni nel calcio. Chiaramente io mi impegno e ho visto le battaglie che ha fatto Giovanni e Nicola a invitare tutti ad abbonarsi, a comprare il biglietto. Non esistono i biglietti gratis, e anche questa una vergogna della nostra città, una cattivissima abitudine, quella di obbligare il sindaco o chi per esso a offrire biglietti gratis. Noi compreremo tutti quanti l'abbonamento come abbiamo sempre fatto. Se uno ama il pallone e crede in una delle eccellenze migliori della città, è giusto pure che si impegni economicamente, perché il campionato costa, e per far sì che la città in qualche modo giri l'Italia e il nome di Caserta vada sempre più in alto, è chiaro che ci vogliono le risorse. Un abbraccio, un in bocca al lupo all'allenatore, a Gregucci, che ricordiamo nei panni del calciatore diversi anni fa, con la Lazio in particolare, ricordo io, e poi un saluto affettuoso a Don Luigi Merola. Io poco fa riflettivo qua, in questo momento ci avete l'assessore, il sindaco, il prete, il presidente e l'allenatore, quindi come dire, un mix migliore possibile. E poi ci siete voi, io e chiudo, vi ringrazio. Io come voi sono tifoso e sono istintivo, abbiamo litigato tanto, litigheremo sicuramente ancora, ma perché abbiamo la squadra di calcio della città nel cuore, per cui vi chiedo scusa in anticipo se litigheremo. Non posso promettere che non litigheremo. Noi giocheremo a Caserta perché la società sta facendo degli sforzi enormi, ci sono tante spese che noi abbiamo sostenuto, ma ce ne sono tantissime che la società ha sostenuto e non lo ha nemmeno detto, per cui grazie a tutti quanti voi, in bocca al lupo e viva Caserta. Allora, il mio primo obiettivo sarà avere molta conoscenza dei giocatori che ho a disposizione oggi, con un'analisi un po' più profonda. Sono dei calciatori che hanno vinto due campionati e hanno una mentalità sicuramente vincente. Io penso che la storia dei grandi club, quelli che hanno vinto tantissimo, debbano avere un senso di appartenenza, cioè sono nati, mi piacerebbe un giorno avere una squadra di Caserta che ha 5-6 casertani che giocano, perché non è utopia, perché le squadre che hanno vinto tanto, anche trofei ambiziosi, penso all'Ajax quando ero ragazzino, penso al Milan, penso alla Juve, al Barcellona, hanno tutti una componente fondamentale, quella di avere 5-6 giocatori del posto che abbiano un grande senso d'appartenenza e che siano radicati sul territorio, che rappresentino al meglio la loro gente. Questi, secondo me, oltre che aver fame, hanno grande mentalità. Il mio obiettivo, per tornare alla domanda, sarà nella fase di ritiro avere molta attenzione sulle qualità dei giocatori. Non ci sarà un sistema di gioco prestabilito, ci sarà invece dei principi di gioco. Voglio una squadra che quando perde la palla sappia mordere, sappia andare alla riconquista feroce della palla, e quando invece è in possesso di palla abbia delle idee per andare a far male all'avversario. Quello che sarà il completamento della rosa, mi avvalgo del presidente, del direttore, alla metà del percorso del ritiro faremo delle valutazioni tecnico-tattiche e cercheremo, io penso la società mi darà una mano, di apportare dei miglioramenti, però non tralasciare la squadra che ha vinto e le componenti che hanno portato Caserta a questo livello. Possiamo solo che migliorare cercando giocatori che abbiano questo tipo di mentalità. Non voglio nomi, non voglio figurine, voglio gente motivata, affamata, che sappia rappresentare. Noi non vogliamo andare in gironi tranquilli, vogliamo andare nel nostro girone perché siamo esperti in derby e lo sapete benissimo.